Comunque, quasi mezzogiorno e io sono ancora in pigiama. La normalità. Ah, No, sì. magari, no, per niente, mi fa anzi, mi fa stranissimo. C'è una spiegazione a questo e anche al fatto che in questi giorni non sono usciti i contenuti. Purtroppo mi sono presa l'influenza che sta girando in questo Tutte e periodo. due ce la siamo presa. Sì, ma in modo diverso e la dinamica è sempre la stessa per cui va raccontata, Sì. perché è da anni che le cose Va vanno in bene, questo sì. modo. Il primo ad ammalarsi è sempre Luca. E lui di solito si prende queste forme virali in maniera più lieve ma più Sì, lenta. è anche forse un po' più duratura. Sì, è vero, è Solo più vero. lieve. Mo Massimo beh, cambia. molto più Sì, lieve al massimo dovrebbe. c'è un giorno di picco, ma poi sto meglio. E tutte le volte io faccio il tifo per le mie difese immunitarie perché lui sta male, ha questa sorta di raffreddore per un po' di giorni, io invece continuo a stare bene. Tutte le volte dico, dai, che questa volta ce la facciamo. Invece ti fai anche gli interessi e questa volta anche i debiti hai pagato. Veramente. Fino a, vabbè, pochi giorni fa stavo bene, poi di colpo sono stata male di notte, mi sono svegliata verso le 2, che stavo malissimo e non me l'aspettavo comunque, è stato. Mi ha preso proprio alla sprovvista perché pensavo di farcela, poi sto bevendo un sacco di spremute d'arancia questi giorni e pensavo che le arance mi avrebbero protetto, invece niente, non mi hanno protetto. E comunque mi sono svegliata che stavo male e poi sono peggiorata. 2 giorni sono stata proprio male, ho avuto la febbre molto alta, non avevo così la febbre così alta, penso, dai tempi Sì, io mi dell'infanzia. ricordo, Beh, infatti. comunque noi stiamo insieme da 10 anni, quindi se non è successo in questi 10 anni vuol dire che di No. tempo ne è passato. Comunque ce l'ho avuta intorno ai 39 e mezzo e i ragazzacci confermano perché loro mi hanno fatto da infermieri in questi giorni, sempre vicino. Vabbè, ho sperimentato un po' la vita dei ragazzacci, perché ho dormito assai, sia di giorno che di Ciao, notte, buongiorno. e ho provato la loro vita. Comunque, appunto, la febbre così alta è terrificante, però visto che è proprio uno dei sintomi di questo virus che sta girando, mi sentivo veramente come se il mio corpo stesse per Eh sì, c'è scoppiare, tanta gli male. occhi come se fossero fatti di gelatina. Non. Sì, è vero, avevo queste sensazioni. E poi ho avuto anche per la febbre un mezzo delirio una mattina, infatti non ricordo neanche bene quello che ho fatto quella mattina. Poi, tra l'altro, mi sono ammalata proprio in uno dei momenti in cui non doveva capitare perché avevamo un mucchio di cose da fare, che ho Vero, è vero. dovuto disdire, anche per Luca era un periodo abbastanza impegnativo, quindi sapete quando le cose arrivano proprio quando non dovrebbero arrivare, ecco, così è successo. Ah, come mi ha detto mia nonna, piove sempre sul bagnato, è vero. Poi tra l'altro l'altro giorno ho avuto una serie di starnuti molto forti, è venuta pure una contrattura. Cioè, i debiti. Mamma mia, un disastro. Però ho dormito tantissimo, come vi dicevo, ma questa è una mia costante quando sto male. Penso che sia proprio una reazione del mio corpo che mi spinge a dormire tanto, perché ieri sera abbiamo dormito siamo andati a dormire alle 10 10:30. e stamattina fino a che ora ho dormito È più o più o meno meno. 10:30 e avrei anche continuato, però oggi mi sento un po' meglio, per questo mi vedete qua. Dopo questa lunga dormita sento un po' di differenza. Oggi ho l'ultimo antibiotico da prendere, quindi speriamo Speriamo, che sì. di essere proprio verso la fine di questa brutta influenza. E cos'altro vi volevo dire? Volevo dire qualcos'altro, ma l'ho dimenticato. Tanto lavorato. Ah sì, Luca stamattina ha fatto una cosa nell'orto, dopo vi facciamo vedere che ha ripreso tutto. E niente, più o meno questo è il riassunto di questi giorni. Ho dormito, mi sono fatta coccolare dei cani, ho Hai dormito? dormito, ho guardato televisione per modo di dire perché dormivo, quindi lasciavo andare, ogni tanto mi svegliavo, guardavo e mi riaddormentavo. Purtroppo non ho letto, ma questo, cioè, ho leggiucchiato qualcosina, ma questo quando sto male mi capita sempre perché non riesco a concentrarmi quando ho la febbre e infatti di solito lascio andare magari un po' di televisione così per compagnia, ma anche lì, come vi dicevo, non seguo. Quindi
non ho fatto nulla se non qualcosina in casa, ma tipo cucinicchiato. Ecco, sì, ieri ho fatto, che oggi vorrei sfruttarlo in qualche modo. Ho un'ideuzza, vediamo. Ieri ho fatto il bollito. Per avere il brodo, un brodo bello sostanzioso per il pranzo con i tortellini e poi per avere la carne alla sera con le verdure e le patate, che però sono avanzate, cioè è avanzato la carne e le verdure e stavo pensando oggi di sfruttare e magari frullare tutto e fare delle polpettine, che è la cosa mi ispira. Non ho il pan grattato, però l'altro giorno ti ricordi Sì, che non avevo il pan grattato, sono venute delle polpette buono, sì, è morbidissime, vero. quindi oggi vorrei replicare allo stesso modo. E niente, questo è il riassunto di questi giorni, volevo aggiornarvi perché ho ricevuto anche tanti messaggi, vi ringrazio su Instagram, vi avevo già detto che non stavo bene e ho visto che siamo in tanti purtroppo in questa, Gira, sì, tanta tantissimo. gente. Tantissimo e nulla, speriamo. Prima ho misurato la febbre, avevo 37, Molto meglio. no, proprio lievissima, però rispetto ai 39 e mezzo degli Ma altri sì, giorni non mi ci sento un prego. fiorellino appena sbocciato in un campo, cioè mi sento veramente rinata rispetto, che poi penso che quello che mi ha buttato tanto giù questi giorni sia stata proprio la febbre. Più che tutto il resto, perché poi per il resto non ho tosse, oggi un pochino, non ho catarro, un po' di naso chiuso, un po' di male in un punto specifico della gola che mi prende sempre quando sto male, un po' di faringite, e quindi penso che sia stata questa febbre Ma proprio sì, di a sicuro. stendermi. E niente, oggi vi faccio vedere, comunque visto che mi sento abbastanza in forma, quello che faccio dopo essere stata male, perché ci sono questi giorni di letargo, che sono, come vi dicevo, la mia costanza, però dopo questi giorni di letargo, quando mi sveglio, sento il bisogno di pulizia e freschezza, cioè questo pigiama non lo voglio più vedere, lo devo mettere a lavare perché mi ha tenuto compagnia fin troppo in questi giorni, il letto è una cuccia, non è più un letto perché è tutto stropicciato, cioè non manca lì, è tutto da cambiare. I pavimenti reclamano pietà, quindi insomma ci vuole un po' di pulizia, un po' d'aria, un po' di... Sì, ho proprio bisogno di cambio, un cambio d'aria, c'è Luca che ride, ti fa ridere questo? Come mai? La casa va a scatafasci. Luca ha detto, senza la Lulu La casa va a scatafasci. non si mangia, ossia... vabbè, ma per fortuna, purtroppo... Possono capitare delle giornate. Ah, ho anche i capelli che. Avete un piccolo terremoto di nome Flora. Ah, vi devo dire questo, poi partiamo. Flora, in questi giorni è stata la mia. Io la chiamavo la mia protettrice perché non mi ha mollata un attimo. Di solito Thor è quello che sta più vicino fisicamente, anche perché secondo me lui patisce Sì, più il anche freddo, quindi cerca molto di più il contatto. se ora il freddo se ne sta andando, Sì. per il È momento, vero, è poi magari vero. torna. Flora invece è un cane molto affettuoso, però magari sta meno addosso proprio perché ha tanto pelo, quindi non è come Tori. Invece in questi giorni non mi ha mollata un attimo. Ogni volta che mi svegliavo ci avevo addosso bacini, coccole, premurosa proprio questo musetto. Vieni qua, Flora. Fai vedere che bel musetto. Niente. Niente, non mi dà la soddisfazione. Ora sto troppo bene per guardare. Oh, Dai, ciao! vai a A lavorare. mamma, ciao! Come prima cosa, una bella doccia perché ne ho un bisogno incredibile. Ecco quello che è avanzato da ieri sera, vedete, non è tantissimo, comunque c'è la carne del bollito, delle patate, delle carote, c'erano anche delle zucchine, delle cipolle, ma mi sa che quelle, cioè sì, c'è qualche, proprio qualche pezzetto piccolissimo, maggior parte ce la siamo sbafata e poi avevo messo un po' di concentrato di pomodoro, un po' di paprika, sale e olio. Adesso frullo tutto, poi aggiungo delle fette di pancarré bagnate nel latte. Cerco di dare una forma simile a quella delle polpette, sicuramente non verranno perfette perché non ho il pan grattato, però le lascio belle morbide, le cuocio in padella con un po' d'olio e vediamo come vengono. Magari potrei aggiungere anche un po' di erbette per dare ancora un po' più di gusto. Sì, aggiungo anche un trito di erbe aromatiche. Ho aggiunto anche, che mi stavo dimenticando di dirvi, del parmigiano e un uovo che mi ha portato Luca. Stavo guardando fuori dalla finestra, ho detto c'è Silvestrina, immagino
Invece no, è un altro gatto. È tipo Silvestrina, ma in versione molto più pelosa. Buongiorno, nuovo amico di casa ciliegia. Vieni, vieni Lu, vieni a vedere. Ho detto, fuori c'è Silvestrina. Poi guardo bene e dico, ma questa non è Silvestrina. No, è un altro. È un altro, però... Un altro ancora. I colori sono quelli. È uguale, identica di colore. Sì, solo la... è più... La faccia proprio diversa. È più, più gonfia di pelo, vedi lateralmente com'è? Sì, ma è diversa però. È anche più grossa, sì. Eh? È più, o più grosso, non lo sarà so. Sarà a rubare. La Silvestrina originale. Se ne è accorta dopo ora. Che guarda, amore. Però è rimasta anche lei, ha detto, ma cioè, se ne accorta, c'è un mio sosia. Secondo me stava dormendo alla grande. Sì, sì, sì. Come sono venute queste polpettine? Improvvisate, per quello mi interessa il tuo parere. Buone. Buone, adesso sì. Assaggio anch'io. E mentre pranziamo, direi che possiamo lasciare quello che hai fatto. Il lavoro che ho fatto nell'orto, una tecnica un po' più particolare, e vediamo se ci dà i suoi frutti. Questo orto rialzato è stato il primo che ho creato, quindi è già da un po' di mesi che ha del materiale al suo interno. Quindi come prima cosa avevo messo dei pezzettini di legno e poi degli sfalci d'erba e di foglie. Quindi già piano piano si saranno già un po' decomposti. Ultimamente sono andato a mettere uno strato di fieno sopra, dove oggi metterò sopra le patate e al di sopra ci metterò della paglia. E poi piano piano si andrà a decomporre tutto e formerà comunque del terriccio di buona qualità. Mi sono avanzate ancora un pochino di patate, quindi le andrò a mettere in questo orto rialzato dove su entrambi i lati ho posizionato delle fave. Ho seminato già circa 15 giorni fa, ho seminato delle fave sia lungo questa rete che ai lati. Le patate invece le andrò a mettere in mezzo. Concludiamo il pasto con delle bugie che ci hanno regalato ricoperte di cioccolato. Devo dire che sono molto buone anche così. Tanto stiamo guardando lo show dei record con Jerry, Jerry sempre simpaticissimo. E ne approfitto per dirvi una cosa curiosa. Di solito quando mi viene l'influenza perdo anche l'appetito. Invece no. Questa forma virale che ho preso mi ha aperto lo stomaco e... Aggiungerei quindi in questi giorni ho dormito e mangiato perché avevo una fame incredibile. Vabbè, ho dormito poco questi giorni. Sì. Dopo la pennica necessaria, post pranzo. Dico necessario perché sono crollata come se non dormissi da giorni. E comunque dicevo, dopo quella voglio assolutamente cambiare il letto, o come l'ho battezzato prima con voi, la nostra cuccia, perché guardate che macello.
Tutte le volte in cui mi capita di stare male, poi appena mi riprendo, non cambio solo federe, lenzuola, copriletto, eccetera, eccetera, ma cambio tutto. Quindi toglierò anche il coprimaterasso, le fodere dei cuscini, perché comunque qua sono stata tantissime ore, quasi tutta malaticcia, e voglio proprio dare una rinfrescata generale. Quindi ora togliamo tutto. E poi il letto lo rifarò però questa sera perché voglio lasciar respirare per bene il materasso e poi passerò anche quel piccolo aspirapolvere proprio pensato per le imbottiture, così dato già che ci sono da fare una pulizia un po' più approfondita e niente. Quindi mettiamoci subito a togliere tutto. Cosa ho trovato? Una chiave. Stamattina me l'hanno rubata Zeus e Ares ed ecco dove l'hanno portata. Raccolgo i vari bicchieri, tazzine e tazze che ho lasciato in giro perché in questi giorni ne ho abbandonate dappertutto. Tanti ragazzacci vengono qui a vedere che cosa ho in mano. E tra l'altro, oggi ho ripreso il caffè dopo tutti questi giorni in cui ho preferito non berlo. E adesso passata più che doverosa a tutti i pavimenti. Come ultimo lavoretto nell'orto, vado a mettere in questo orto rialzato dove già c'è tre piante di mirtillo, poi ultimamente ho messo anche due eriche nella parte, diciamo, dietro e vado a cospargere un po' qua e là adesso delle piantine di fragola. E queste piantine le ho prese dalla staccionata che abbiamo dalla parte della cucina, ho fatto un video sul mio canale come l'ho creata. Diciamo, mi sono trovato bene, molto bello esteticamente e quindi anche una cosa fattibile, però non è funzionale, almeno per quanto riguarda me, perché lo spazio dove era molto piccolo e purtroppo andavano bagnate molto spesso, quindi la soluzione era o un impianto a goccia lì, quindi che veniva sempre bagnato, o dovevo starci molto dietro, quindi non ce la facevo, la terra si asciugava troppo e le fragole pativano. Invece andrò a mettere in questa posizione qua, che è ottima, sono piante che stanno molto bene insieme, quindi richiedono, perché richiedono un terriccio tutte quante acido. È una posizione abbastanza ombreggiata, diciamo, perché ha degli alberi sparsi intorno, quindi in estate rimangono abbastanza protetti dai raggi diretti del sole. Alla fine di tutto vado a dare della zeolite cubana in polvere e ho un'ottima alleata nell'orto, è una polvere di roccia quindi totalmente naturale e serve veramente per tantissime cose, aiuta a migliorare le proprietà del suolo e tiene lontane diversi parassiti o anche animaletti come lumache, e afidi e altro, quindi migliora anche l'assorbimento delle sostanze nutritive, è veramente eccellente secondo me. Alla fine l'unica faccenda che ho rimandato domani è il lavaggio dei capelli perché ero un po' stanca, poi sapete che non è una cosa che... Cioè che se posso rimando, quindi con la scusa che non ero ancora nel pieno delle forze, ho detto ma sì, facciamolo domani. Ah, qua
fazzolettino che spunta perché ho il naso un po' chiuso e quando sono raffreddata barra influenzata c'è sempre un fazzolettino nella manica o qua. E nulla, volevo aggiornarvi già che ci sono sulla serie Mare Fuori. Perché nell'ultimo vlog ve ne ho parlato e mi avete chiesto di farvi sapere che cosa ne pensavo, se andavo avanti oppure no. Dunque, quello che sto per dire, come sempre, è il mio parere personale e soggettivo. Ci tengo sempre a specificarlo. Dunque, io penso che in questa serie, per me, c'è stato un errore, ovvero la prima puntata. La prima puntata proprio non mi è piaciuta. Per niente. E se non ne avessi sentito parlare tanto, se tanti di voi non me l'avessero consigliata, questa serie non sarei andata avanti. Sono stata motivata solo da questo e devo dire che dalla seconda puntata in poi la serie si fa molto più coinvolgente, molto più interessante. Non è quel tipo di serie che mi fa impazzire, cioè la mia serie del cuore, che così mi divoro tutte le puntate una dietro l'altra, che non riesco a staccarmi, quello no, però dalla seconda puntata in poi l'ho trovata molto molto più coinvolgente. Mi sono anche interrogata sul motivo per cui la prima puntata non mi è piaciuta per niente, però non sono riuscita a darmi una risposta chiara. Forse, forse, ma non lo so se è quello, è che nella prima puntata fanno vedere delle scene molto forti, scene che ci sono, ecco, lo dico per chi magari non avesse visto questa serie, scene che ci sono poi in tutte le puntate perché uno dei temi principali è proprio la violenza in tutte quante le forme. Quindi ci sono momenti molto, molto forti da questo punto di vista. Però tornando alla prima puntata, ci sono queste scene molto forti che sono vissute da personaggi che noi non conosciamo, con cui non abbiamo empatizzato. E forse è questo che mi ha creato solamente del distacco. Non sono riuscita per niente a calarmi nella parte, mi hanno solo dato fastidio. Mentre poi dopo restano sempre scene di violenza, però dopo, quando si empatizza con i personaggi, quelle scene si vivono in maniera diversa. Invece nella prima puntata mi hanno dato fastidio e basta. Forse è stato questo che non mi ha convinta? Non lo so. È un'ipotesi. E niente, questo, quindi piano piano me la guarderò una puntata ogni tanto. In questi giorni ho avuto modo di andare avanti perché, non essendo stata bene, ve l'ho detto, sonnecchiavo, quindi l'ho seguita, non al 100%, questo lo ammetto. E nulla. Detto questo, io vi mando un bacio enorme, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, spero di avervi tenuto compagnia come sempre, e noi ci vediamo nel prossimo video.